Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro. E cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Ecco, continua il racconto dei primi passi della missione di Gesù, del suo servizio, della sua vita pubblica, e Marco ci fa entrare in una giornata tipo, la cosiddetta giornata di Cafarnao, come la chiamano gli esegeti. Non è proprio una giornata normale, perché è sabato, è una giornata festiva. Siamo a Cafarnao, che è la cittadina sul lago di Tiberiade, che è il centro della, diciamo, la sede, la base operativa della vita pubblica di Gesù. Forse noi cristiani abbiamo molto presenti Nazareth, Betlemme, Gerusalemme, Cafarnao un po' di meno, ma Cafarnao invece è stata importantissima nella vita di Gesù. E siamo lì, siamo di sabato, siamo il giorno di festa e, come tutti i bravi ebrei, anche Gesù va nella sinagoga e lì insegna. Insegna come potevano fare tutti i maschi sopra i 12 anni. Chi voleva nella sinagoga poteva prendere, le donne no, ma gli uomini, la parola e commentare la scrittura. E lui insegna e dice il Vangelo, tutti sono stupiti perché insegna come uno che ha autorità e non come gli scribi, cioè non è un commentatore della scrittura, ma la sua parola è autorevole, la sua parola è carica di, come dire, di autorità, nel senso proprio di peso, di significato, di autorevolezza. Ed è proprio lì che, mentre Gesù annuncia la parola, si scontra per la prima volta con il male. C'è un indemoniato, un uomo posseduto che grida, è la voce del demonio che parla: «Che vuoi, Gesù, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Ecco, è proprio questo lo scopo della venuta di Gesù: rovinare, cioè distruggere il regno del male. Per Marco non ci sono terre franche, terre di mezzo, di nessuno. O sei nel regno di Dio o sei nel regno di Satana, o appartieni al Signore o appartieni al maligno. Allora Gesù viene a liberare l'uomo dalla signoria del maligno, del male. E nello scontro qual è l'arma? L'arma sono sempre le parole, e il diavolo dice: «Io so chi tu sei», cioè io svelo la tua identità a tutti, tu sei il Santo di Dio, e dice una cosa giusta, una cosa vera. Ma vedete, si possono dire tante cose vere di Gesù, ma non avere la fede. Il diavolo non ha la fede, il diavolo sa chi è Gesù e glielo dice, ma Gesù non vuole una professione di fede che sia fatta senza la fede, non vuole essere riconosciuto da chi non è disposto a seguirlo. E allora taci, esci da lui, e lui, quell'uomo, finalmente riprende la sua dignità, la sua umanità. Ecco, il peccato, il male, Satana ci rende disumani, ci rende cattivi,
ci rende, tira fuori il peggio di noi, mentre Gesù è venuto a riportare e a ritrovare la vera umanità, a farci liberi dal male, come diciamo anche nel Padre nostro, liberaci dal male, liberaci dal maligno, sarebbe letteralmente, liberaci Signore, perché diventiamo persone libere, persone che sanno amare, persone che ascoltano il tuo insegnamento dato con autorità, una parola efficace che non solo dice delle cose, ma opera la liberazione del cuore dal peccato. Lasciamo che la parola di Dio davvero ci guarisca il cuore e ci renda umanità bella, umanità nuova, persone veramente libere.